Differenza tra autostima ed autoefficacia. Spesso questi due concetti vengono, diciamo, usati in modo intercambiabile, ma in realtà sono, come appunto precisato nei video precedenti, dei concetti molto diversi. L'autostima riguarda quello che sono giudizi di valore personale, mentre l'autoefficacia si riferisce a giudizi di capacità personale. Non esiste una correlazione definitiva, ma una definizione tra convinzioni circa le proprie abilità e il fatto di essere soddisfatti o meno di sé. Infatti, un individuo può ritenersi inefficace in una specifica attività senza per questo avere una perdita di autostima. Il succo è: per riuscire bene in qualcosa non basta l'autostima. Il fatto di piacersi non è per forza causa di buone prestazioni. Queste sono difatti il risultato di impegno e disciplina. Per mantenere l'impegno necessario al raggiungimento dell'obiettivo ci vuole un solido senso di autoefficacia. In una determinata attività, il senso di efficacia personale consente di prevedere gli obiettivi e la qualità della prestazione. L'autostima su queste variabili non ha alcun effetto. Persone con un'autoefficacia fragile spesso evitano di mettersi in gioco per paura di conseguire un insuccesso. Questo schema di pensiero non è altro che una trappola. L'autoefficacia, difatti, si alimenta proprio tramite le esperienze. Nel momento in cui entriamo in campo, sperimentiamo situazioni nuove. Per le persone che hanno una bassa autostima, invece, la trappola è l'ansia dovuta al confronto con gli altri. Una comparazione in base alla quale valutiamo criticamente noi stessi. Temiamo il giudizio di chi ci ama, delle persone con cui lavoriamo. Abbiamo paura che le nostre mancanze siano evidenti ai loro occhi. Giudicare se stessi in base a questi criteri fomenta l'ansia oltre che la preoccupazione per ciò che gli altri pensano di noi. Come migliorare autostima ed autoefficacia? Non esiste una via a senso unico. Per migliorare autostima ed autoefficacia, ciò che conta è evitare di cadere in un loop che porta ad essere bloccati da paure, demotivazione e mancanza di entusiasmo. E infatti, tanto per l'autostima quanto per l'efficacia, per quella che è l'autoefficacia, diciamo che il pericolo è proprio quello lì, e cioè di restare incastrati in un circolo vizioso caratterizzato da stasi negativa ed insofferenza. Per quanto concerne l'autostima, essa viene alimentata ogni qualvolta otteniamo dei successi, raggiungiamo obiettivi e mete. Ovvio che una serie di insuccessi porta a una demoralizzazione che fa perdere fiducia in sé. Perdere fiducia in se stessi poi
diciamo che è umano vivere dei momenti di demotivazione e frustrazione. Gli eventi avversi della vita a volte prendono il sopravvento e sicuramente vivere momenti con questo basso tono dell'umore non solo capita, ma vanno contemplati. Del resto sarebbe strano essere sempre sulla cresta dell'onda. Cosa fare allora quando viviamo momenti di incertezza in cui abbiamo dubitiamo più che altro di noi stessi e delle nostre capacità? Cosa fare in questi casi? Innanzitutto, ciò che conta davvero non è abbattersi, ma soprattutto fare. Fermarsi non porta a nulla, se non a farci sentire inefficaci e soprattutto a far diventare sempre più complicato da affrontare ciò che è evitato. Ciò che conta è procedere passo passo, guardando in avanti, 60 secondi alla volta. Guai a guardare il video. Anche quando le cose non vanno come vorremmo, anche dopo sconfitte e delusioni, fondamentale è iniziare a riconoscere i fallimenti e le sconfitte come momenti in cui si può apprendere. Esperienze in seguito alle quali migliorarsi progressivamente, queste modalità di pensiero permette proprio di non stagnare in loop disfunzionali. Ci vediamo in un prossimo video dove vi darò dei consigli pratici di come promuovere l'autostima e l'autoefficacia che possono esservi utili, soprattutto per la vita di tutti i giorni, per la vostra professione e per la vostra crescita personale. Questi sono tutti i contenuti che troverai su questo canale per migliorare quegli aspetti che pensi che abbiano delle carenze. Nel frattempo, ci vediamo al prossimo video.